Ben ritrovati a Speciale Salute. Oggi parleremo di disturbi della voce o disfonie. Intanto saluto subito Cristina che con me conduce la trasmissione. Ciao Elisabetta, ciao, Cristina. Ciao a tutti. Dicevo, parleremo di disturbi della voce. Lo faremo con i nostri ospiti in studio, professionisti dell'ospedale Bufalini che vado subito a presentare. Parleremo in particolare dei disturbi e degli interventi di riabilitazione chirurgica e logopedica che sono indicati per questo tipo di disturbi che possono essere generati da varie cause. La voce è uno strumento di comunicazione importantissimo, per alcune persone è addirittura fondamentale perché ne fanno uso per il tipo di professione che fanno e molto spesso disturbi della voce possono essere sottovalutati, quindi è molto importante fare una diagnosi appropriata e soprattutto precoce per poi intervenire. Bene, quindi andiamo subito a presentare i nostri ospiti, li saluto, benvenuti, ben ritrovati, il dottor Magnani, che è il direttore dell'unità operativa di otorinolaringoiatria dell'ospedale Maurizio Bufalini, il dottor Andrea Maricci Macarini, medico chirurgo, dirigente medico appunto della stessa equip del dottor Magnani. Dunque, entriamo subito nel vivo dell'argomento con la prima domanda al dottor Macarini. Spieghiamo innanzitutto che cosa intendiamo per disturbi della voce, dottor Macarini, e quali possono essere anche le cause di questi disturbi. I disturbi della voce possono essere distinti in due grossi gruppi, funzionali, quando le corde vocali sono normali ma vengono utilizzate in una maniera non corretta, oppure organiche, quando c'è una patologia che può essere un'infiammazione, una laringite, oppure una neoformazione benigna, come un polipo, o una neoformazione maligna, purtroppo, e quindi la diagnosi è molto importante per poter individuare qual è la causa del problema di voce, che spesso però non è unica. Cioè possiamo avere una sovrapporsi di un problema funzionale, come usare male l'apparato fonatorio, con un problema organico, per esempio c'è anche un polipo. Quindi dobbiamo riuscire a capire qual è la parte prevalente di questo problema di voce del paziente per poterlo trattare adeguatamente. Dottor Magnani, quindi a proposito quindi di diagnosi, qual è l'iter e il percorso diagnostico che bisogna seguire nel momento in cui si manifestano questi disturbi? Allora, nella maggior parte dei casi è necessaria una visita otorino. Ancora, a volte sono malattie, sono problemi di voce che si risolvono con un semplice aerosol o con poche cure da parte del medico di base, ma nel caso invece il problema della voce rimanga per più a lungo, c'è sicuramente la necessità di dover fare una valutazione specialistica otorino. Quindi l'iter da seguire è proprio quella di rivolgersi a un otorino e al giorno d'oggi è indispensabile avere una laringoscopia, che si può fare con diversi strumenti attraverso i quali si può passare o dalla bocca o dal naso e permettono attraverso la registrazione quindi la possibilità di rivedere più e più volte e con altri medici in modo da potersi confrontare, da poter cercare di arrivare ad una diagnosi. Questa qui è la parte prima diagnostica, ma poi ecco, si possono fare altre indagini. Noi abbiamo nel nostro servizio di foniatria, di cui il dottor Ricci Maccarini è il responsabile nell'ambito della nostra unità operativa, e abbiamo anche la laringostroboscopia, abbiamo l'MBI, che è una tecnica che permette, di cui magari parleremo dopo, di poter vedere meglio delle lesioni neoplastiche, permette di poter capire meglio appunto se si può trattare di una lesione benigna o sospetta e quindi andare avanti poi con l'iter diagnostico. Però lo studio diretto della laringe è sicuramente la cosa migliore da fare. Bene, allora prima di continuare a parlare ancora di diagnosi e terapia, vediamo il nostro servizio, ascoltiamo una testimonianza. Respiro. Facciamo l'endoscopia della bocca, fuori la lingua, provi a dire una I. Respiri. I. A posto. La corda vocale destra, che è questa, si è fermata. La corda sinistra le va incontro, però siccome la causa è stato un virus, non è stato un danno, dovrebbe riprendere, capito? Adesso si ritrova con una corda vocale che è paralizzata. E quali altre problematiche ha a parte la voce? Anche difficoltà di deglutizione? Certo, difficoltà a deglutire, specialmente a bere, difficoltà di respirazione, a fare le scale,
cosa le hanno detto di fare? Mi hanno detto che adesso devo andare a scuola a fare un po' di allenamento. Poi tornerà come prima? Speriamo, perché così è dura. Quando telefono, se poi di là c'è una donna, boom, butta giù perché pensa che sia chissà chi. Abbiamo sentito questa signora che ha appunto problemi alla voce e anche altre problematiche, quindi dottor Macarini, ci vuole un po' spiegare quali possono essere ulteriori problematiche oltre a quella specifica dell'abbassamento di voce, della mancanza di voce, come si possono affrontare anche come, prima di cominciare la terapia? Sì, quando come in questo caso c'è una paralisi di una corda vocale, c'è una insufficienza laringea, un'insufficienza della chiusura delle corde vocali, quindi ci può essere anche un problema non solo di voce, cioè di voce che può essere afona quando manca del tutto, oppure con una disfonia grave, ci può essere un problema di deglutizione, un problema di disfagia, perché soprattutto per i liquidi non si riesce a controllare bene la deglutizione. Il problema è maggiore quando, per esempio, la paralisi non è cosiddetta periferica, cioè da un nervo che passa attraverso il torace, che può venire compresso per vari problemi, ma è di natura centrale e quindi ci sono problemi anche legati a sensitività e altri nervi misti coinvolti nel problema. Quindi bisogna valutare bene la causa in modo da trattare non solo il problema di voce, ma anche il problema di deglutizione associato. Ecco, dottor Magnani, sempre il signore che abbiamo sentito nel servizio parlava di allenamento, dice adesso dovrò fare un po' di allenamento. In questo caso si intende riabilitazione logopedica. Quindi la logopedia è il primo step di questo percorso di riabilitazione che il paziente deve seguire? Ecco, nella maggior parte dei casi sì, cioè a parte il problema infiammatorio che generalmente si risolve con degli antinfiammatori o il problema neoplastico, insomma di tumori in cui il percorso è diverso, però soprattutto nei problemi funzionali la terapia logopedica è la prima fase del percorso. La prima fase perché poi c'è la parte chirurgica e non raramente in un secondo momento, cioè dopo l'intervento chirurgico c'è bisogno di un'ulteriore terapia logopedica, cioè spesso con i disturbi della voce si viene ad alterare tutto un meccanismo, la persona viene a perdere proprio la capacità di coordinare per bene diaframma, corde vocali, eccetera, che la logopedia riesce a mettere di nuovo in funzione. E anche dopo l'intervento chirurgico la persona appunto può non riuscire a recuperare immediatamente questo suo programma che aveva già in precedenza, per cui c'è necessità di fare la terapia logopedica. Bene, vediamo allora proprio nel servizio come si svolge la riabilitazione individuale tramite logopedia. Signora Luciana, per quale motivo ha perso la voce? Dopo un intervento alla paratiroide io mi sono sentita che non avevo più la voce. Quindi ha cominciato subito riabilitazione? Sì, la signora è venuta a prendermi, ho incominciato subito la logopedista e mi ha incominciato con le parole, prima le sillabe, le parole, poi pian piano tutto. Pensa di poter riacquistare la voce che aveva prima? Cosa le hanno detto? Ma io credo di sì. In questo ambulatorio si svolge la riabilitazione della voce. Prima il paziente viene visto in visita in genere dal dottor Ricci Macarini, fa una registrazione della voce al computer per avere un esempio della sua voce patologica. Poi si svolge la riabilitazione diversa a seconda della patologia del paziente, che si svolge con 10 sedute. Durante la riabilitazione svolgiamo vari tipi di esercizio e a seconda della patologia possiamo avere esercizi più energici che tendono a recuperare la motilità delle corde vocali o esercizi che invece cercano di mantenere un rilassamento delle corde vocali per le persone che utilizzano troppo la voce, come gli insegnanti per esempio, che sono la maggior parte dei nostri pazienti. Bene. Ancora? Poco. Poco. Benissimo. Poco. Poco.
Marco. Alla fine del ciclo riabilitativo rifacciamo la registrazione della voce per fare un paragone. E a Fra Martino Campanaro dormi tu. Questa è la visualizzazione grafica della voce che lei mi ha fatto per la vocale A. Nel cerchio verde sta la voce buona. Queste punte rosse sono le caratteristiche negative della sua voce, della sua patologia vocale. Allora, dottor Macarini, abbiamo visto un esempio di riabilitazione logopedica individuale. Quando invece, come funziona la riabilitazione logopedica di gruppo, collettiva, visto che facciamo questo tipo di esperienza all'interno del nostro ospedale? Sì, questo tipo di riabilitazione logopedica collettiva è stata iniziata diversi anni fa da Luciana Bartolini, seguendo la scuola di Torino, e dà la possibilità di trattare soprattutto disfonie disfunzionali che in gruppo risentono meglio del trattamento logopedico, perché si instaura il meccanismo della competizione, dell'emulazione, e per cui preferiamo trattare le disfonie funzionali con un approccio collettivo, così come anche la fase preoperatoria della logopedia noi la effettuiamo col metodo collettivo, mentre dopo gli interventi eseguiamo la terapia logopedica individuale. Quindi c'è anche una terapia pre-intervento chirurgico, poi si fa l'intervento e successivamente si prosegue. Esattamente. Ci sono altri casi invece in cui la terapia individuale è elettiva, come nelle paralisi per esempio. Bene, allora siamo andati a vedere come funziona una logopedia di gruppo collettiva. Vediamo il servizio di Cristina Zani. Presso il nostro servizio di logopedia i pazienti vengono in terapia collettiva e la terapia prevede 15 incontri due volte alla settimana della durata di un'ora. Nelle prime sedute i pazienti affrontano l'argomento dell'igiene vocale e quindi vengono proposte una serie di esercizi che riguardano idroterapia, idratazione e umidificazione sia del naso che del cavo orale. Solleviamo il naso per far entrare bene il boccettino, chiudiamo la narice controlaterale con l'altro dito, facciamo due spruzzi e andiamo. Bravissimi. Successivamente ai nostri pazienti viene proposto il metodo propriocettivo elastico, ossia una serie di esercizi che volgono a trovare attraverso il disequilibrio corporeo l'equilibrio vocale. Uno, due, tre, quattro, cinque. Giù, 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 giù. Bravissime. Una rara rana nera. Una rara rana nera. Dottor Ricci Maccarini, abbiamo sentito nel servizio la logopedista che parla di metodo propriocettivo elastico, che è questo metodo che viene utilizzato anche all'interno proprio dell'ospedale Bufalini anche come metodologia di insegnamento. In che cosa consiste? Poi lo vedremo anche nel servizio. Sì, questo è un metodo innovativo proposto diversi anni fa dalla scuola di Santander, dal professor Borragan, che si basa appunto sulla propriocettività delle sensazioni sonore a livello corporeo e sull'elasticità del corpo, perché se non abbiamo un corpo elastico e le corde sono un corpo elastico in grado di vibrare, non riusciamo a avere un suono elastico, per cui se noi irrigidiamo le corde vocali non riusciamo a avere una voce buona, e noi dobbiamo cercare di rendere le corde più elastiche sia con la terapia logopedica e, quando non è sufficiente, con la terapia chirurgica. E allora andiamo proprio a vedere come funziona questo metodo e sentiremo anche un attore che simpaticamente ci racconta alcune cose. Sentiamo. Il corso è intitolato Il metodo propriocettivo elastico, è conosciuto in Italia come metodo PROEL, è stato ideato dal professor Borragan
20 anni fa e noi sono 12-13 anni che qui a Cesena lo abbiamo elaborato e adattato a quelle che sono le richieste dell'utenza che arriva alla nostra osservazione. Va bene il discorso non troppo rigidi, perché è verissimo, perché se proponiamo questi non dobbiamo essere rigide. In cosa consiste questo metodo? Consiste in tutta una serie di esercizi, di posture che vengono proposte con lo scopo di facilitare la fonazione, rompendo dei modi di parlare che non sono corretti, ricercando l'elasticità del corpo per arrivare all'elasticità della voce. Verde, bianco, rosso, verde, bianco, rosso. Rosso, verde, giallo. Ci sono voci molto diverse, noi lavoriamo in base a un principio che io chiamo dell'attore sinfonico, quindi un essere umano capace di suonare come un'orchestra vari strumenti, ecco, e non quindi affinare soltanto una qualità. Se per esempio già io faccio abbassare la laringe, noi sentiamo un certo tipo di effetto, no, di voce più grave. Se viceversa io la alzo la laringe, sentiamo come si schiarisce molto, e quindi già abbiamo visto anche tre momenti della vita, tre età, tre personaggi molto diversi. Ma poi posso proiettarla più in avanti, più verso il cavo orale, quindi dare anche una maggiore proiezione, come quando chiamo qualcuno ben oltre la telecamera, oppure posso portarla più in alto nelle fosse, nell'area nasale, zigomatica, e quindi ottenere questi effetti particolari, oppure anche posso proiettarla indietro come se io avessi la bocca qui all'altezza dell'area occipitale. Ma posso anche ottenere degli effetti laringei specifici, quindi innescando appunto strutture sovraglottiche. Oppure usando le corde vocali in modo particolare, tanto da avere più suoni contemporaneamente. Questi sono alcuni dei modi che abbiamo di lavorare sulla voce e quindi di giocare in questo piccolo grande gioco che ci fa sentire sempre bambini ma sempre più responsabili anche quando lo condividiamo e lo insegniamo, perché l'importante è giocare bene senza farsi male. Bene, dottore Cimacarini, è incredibile come appunto col cambio anche della voce cambi la mimica facciale. Questo attore bravissimo che è stato tra l'altro a Cesena il 18-19 aprile nell'ambito di un corso promosso dalla vostra unità operativa sul metodo proprio accettivo, quindi sull'utilizzo della voce, ha portato vari esempi di come cambi proprio, possa cambiare la voce a seconda di come se la si utilizza, a seconda dell'elasticità appunto della laringe, delle corde vocali. Allora, cosa succede nella laringe effettivamente quando viene prodotta questa voce particolare, a seconda appunto del contesto? Sì, durante questo corso abbiamo fatto vedere proprio degli studi endoscopici effettuati su Matteo Belli mentre produceva questo tipo di voce. Se può mandare il primo filmato, si riferisce a una endoscopia effettuata con una tecnica ad alta definizione e con una tecnica high speed, cioè si vede al rallentatore il movimento delle corde vocali, e vediamo che non è solo una vibrazione delle corde vocali ma di tutta la laringe, cioè anche delle strutture che stanno sopra le corde vocali, cioè le false corde, le ritenoidi, e si producono questi suoni multifonici. Questo modo di utilizzare la voce è utile non solo nella voce artistica ma anche di necessità nei pazienti in cui sono state tolte le corde vocali per motivi oncologici, Massimo? Esatto. Noi sfruttiamo infatti negli operati di laringectomia, cioè di asportazione quindi di una parte della laringe, le corde vocali non ci sono più, quindi di necessità devono essere altre parti che vibrano, e bisogna per questo aspettarsi non più una voce come era prima dell'intervento, che era una voce determinata proprio dalla vibrazione delle corde vocali, ma una voce in genere più grossa, una voce più grave. Si può mandare il filmato numero 2? Provo a contare fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Questo era un paziente che è stato operato di una laringectomia particolare, si chiama tracheoioide epiglottopessia, un intervento che comporta una demolizione quasi completa della corda della laringe, però alla fine il paziente, anche sentito con un tipo di voce particolare, però riesce ad emettere una voce intelligibile e soprattutto si viene a chiudere il buco che in altri anni, in altri momenti, poteva essere assolutamente indispensabile. Il filmato 3 invece ci permette di vedere con una endoscopia proprio la vibrazione. Avete presente l'immagine di prima, appunto, della vibrazione di tutta la laringe. Qui vedete il problema, cioè quello che rimane della laringe, soltanto quel cappuccio. Quello rosso che vedete è succo di mirtillo, perché il problema del paziente non è soltanto il problema di voce, ma è un problema anche di deglutizione. Quindi fare deglutire al paziente un qualche cosa di colorato come il succo di mirtillo ci permette di vedere se gli alimenti prendono la via giusta oppure se invece vengono inalati, e questo è assolutamente indispensabile per programmare la rieducazione sì della voce ma soprattutto della deglutizione. Bene, poi invece dal quarto filmato, il filmato numero 4, è possibile vedere la vibrazione delle corde vocali normali. Questa è un'endoscopia qui che ho eseguito io sul dottor Magnani mentre eseguiva una voce normale e mentre produceva quella voce che abbiamo sentito produrre dall'attore Matteo Belli, perché Massimo appunto riesce a produrre questa voce in modo che può essere utile da far sentire al paziente prima di operarlo come sarà la sua voce dopo, giusto Massimo? Esatto, sì. Il paziente spesso è molto impaurito su come sarà il dopo, quindi il riuscire ad avere già prima un'idea della voce, il fatto già di sapere che il buco si chiuderà, il sapere il tipo di voce che verrà prodotto è sicuramente utilissimo per pensare appunto all'intervento. Anche dal punto di vista psicologico, quindi voi fate, certo, anche tutto un lavoro, diciamo, preoperatorio, non soltanto di riabilitazione ma anche proprio di accompagnamento del paziente. Un grosso problema, difatti, problema psicologico, ecco. Certo. Sì, sì. E allora vediamo nel servizio la testimonianza proprio di un paziente prima di essere operato. Vediamo il servizio. Lei è stata operata la tiroide e quando si è svegliata si è ritrovata senza voce. Sì, senza voce, non voleva parlare. Quindi che cosa ha fatto? Subito niente. Dopo 6 mesi ho cominciato a fare la logopedia. Però non ho avuto risultati. Ne ho fatto 20 sedute. 20 sedute di logopedia e non ha nessun risultato. E adesso cosa farà? L'intervento. Sposterà la corda vocale da destra un po' a sinistra. Qui a Cesena? Sì. Allora, dottor Ricci Maccarini, questa signora, dopo aver provato la logopedia, non ha avuto nessun risultato. Adesso dovrà essere operata proprio a Cesena dal vostro staff. Quindi, quando la riabilitazione logopedica non è sufficiente, si ricorre alla riabilitazione chirurgica. Quali sono le possibilità? Sì, ecco, il nostro centro è specializzato proprio nella riabilitazione chirurgica dei problemi della voce applichiamo diverse tecniche, dalle mini-invasive, come quella di fare una iniezione nella corda vocale tramite un fibroscopio con un canale operativo, di un materiale come per esempio può essere l'acido ialuronico oppure il grasso autologo che si prende con la liposuzione, per poter ricostruire una corda vocale dopo un esito di cordectomia, per esempio, oppure per spostare al centro una corda vocale paralizzata, come nel caso della paziente che abbiamo visto. Quindi quando la corda è in posizione troppo laterale per permettere alla logopedia di consentire un compenso glottico sufficiente, allora cerchiamo di spostare al centro la corda vocale con una iniezione il più delle volte, sì, di grasso autologo, oppure dopo un esito di cordectomia, nel caso di una paziente prima della, dopo la terapia logopedica, prima della medializzazione della corda vocale, si può vedere la corda vocale di sinistra, che è paralizzata, sulla nostra destra, che è ferma, molto laterale, la corda destra non riesce a mettersi in contatto, spostando la corda vocale più al centro, e con la terapia logopedica post-operatoria otteniamo un contatto tra le corde vocali e il ripristino della sonorità della voce. Quando questo non è sufficiente, si può passare invece a una tecnica per via
esterna. Adesso andiamo a vedere invece, a sentire la testimonianza di un paziente operato proprio dal vostro staff dell'otorinolaringoiatria dell'ospedale Buffalini di Cesena. Lei ha subito un intervento alle corde vocali tempo fa, ci racconta il percorso che ha seguito? Un primo intervento l'ho subito ad Ancona per la presenza di un tumore alla corda vocale di sinistra. Dopo quell'intervento, con la rieducazione, non è che si è ottenuti grossi risultati. Perché non aveva voce? Aveva voce afona praticamente. Quindi su consiglio di medici mi sono rivolto al dottor Ricci Maccarini di Cesena, che mi ha fatto un primo intervento prelevando grasso dal ventre, collocandolo nelle corde vocali. Per alcuni mesi, 3-4 mesi, parlavo abbastanza bene, normalmente. Se non che poi il grasso si è riassorbito, per cui è stato necessario fare un altro intervento, che appunto hanno fatto sempre qui a Cesena, che è consistito nel mettere nella corda vocale di sinistra una protesi. E dopo quell'intervento sono riuscito a parlare normalmente. Accomodi, venga. Ok, passiamo dal naso per poter vedere un po'. Prova a dire. Bene, questa qui è la corda vocale sinistra mancante, che è stata ricostruita da questa protesi, che spinge centralmente in modo che la corda vocale destra può combaciare. Ecco, questa invece è la situazione precedente a questo intervento di medializzazione della corda vocale sinistra. Vedete, qui è stata fatta una cordectomia e qui c'era un'insufficienza glottica e la voce era afona. Sentiamo adesso la voce come era prima di questo intervento di tiroplastica. Una A forte e lunga. Bene, quindi la durata fonatoria va molto bene, si è normalizzata la sonorità. Se ci dovessero essere dei problemi in futuro che si abbassa la voce, ci risentiamo. Diversamente direi che siamo a posto così. Arrivederci. Allora, dottor Magnani, abbiamo sentito questo paziente, soprattutto la differenza della voce prima e dopo l'intervento di tiroplastica. Cosa accade? Sono risolutivi questi interventi o il paziente nel tempo potrebbe avere qualche problema? Allora, l'intervento di tiroplastica consiste nell'inserire una piccola protesi, che ci sono diverse forme, diversi modelli. Questa protesi che, a differenza dell'intervento descritto prima, in cui viene iniettato del grasso dentro la corda vocale, qui invece si procede dall'esterno. La protesi è talmente piccola che non comporta praticamente nessun fastidio per il paziente, tant'è che sono interventi che vengono fatti in anestesia locale. I risultati di solito sono molto buoni e praticamente per sempre, perché la protesi presenta dei sistemi di fissaggio, di ancoraggio, che rendono estremamente, estremamente improbabile la dislocazione della protesi. Per cui una volta che durante l'intervento si trova la protesi delle dimensioni giuste, e questo viene fatto perché il paziente, come dicevo, è sveglio, quindi viene fatto parlare mentre noi proviamo il tipo di protesi più adatto, ecco, viene inserito quello e il paziente avrà questa voce. A volte ci possono essere, come dicevamo all'inizio, dei problemi per cui ci potrà essere bisogno di fare una logopedia, perché il paziente deve di nuovo riacquistare il sistema fonatorio corretto che aveva prima della cordectomia. Bene, ultima domanda perché siamo in chiusura, dottor Ricci Maccarini. Allora, possiamo parlare anche di prevenzione nell'uso della voce, perché adesso abbiamo naturalmente parlato di varie patologie, di persone che hanno comunque dei problemi, ma anche chi sta bene, comunque spesso non utilizza bene la propria voce. Ecco, ci possono essere degli accorgimenti da adottare? Sì, un accorgimento molto importante è l'umidificazione dell'ambiente. Qui per esempio stiamo parlando di un ambiente molto secco, perché c'è l'aria condizionata, e quindi umidificare l'ambiente, idratare, bere molto serve per lubrificare le corde vocali, che così vibrano meglio. Poi stare molto attenti all'alimentazione, perché se ci sono dei problemi di reflusso gastroesofageo possono irritare le corde vocali. E poi chiaramente
parlare nella maniera corretta, utilizzando una corretta impostazione tra la respirazione e la fonazione, e quando necessario appunto ricorrere alla terapia logopedica. Benissimo. Bene, e su queste parole del dottor Ricci Maccarini chiudiamo la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di disturbi della voce, tra l'altro il nostro centro di foniatria è un centro molto importante, frequentato anche da artisti del mondo dello spettacolo. Abbiamo avuto ospiti anche i monaci tibetani, che sono venuti a farci vedere appunto come quali sono le loro tecniche per l'uso della voce. E avremo occasione più avanti di ritornare sull'argomento con i nostri professionisti, che adesso saluto. Ringrazio di essere stati con noi. Grazie. Ringrazio Cristina e arrivederci alla prossima puntata. Grazie.